l'ora più dolce prima d'essere ammazzato. Così lei restò sola nella stanza, la stanza sul ponte, con l'unico vestito ogni giorno più corto. E benché non sapesse il nome e neppure il paese, ma aspettò come un dono d'amore fino all'ultimo mese. Quel giorno la mia mamma, destrò di taverna, le cantò anche una, e stringendomi al petto che sapeva di mare, giocava a far la donna con il vivo da fasciare. O forse per amore che mi volle chiamare come nostro signore, è la sua breve vita il ricordo più grosso, è tutto in questo mondo che mi porto addosso. E bevo vino per i ladri e le puttane, sono Gesù bambino. E ancora adesso che gioco a carte e bevo vino per i ladri e le puttane, sono Gesù bambino. Grazie. Che emozione cantare questa canzone, incredibile. Non l'ho mai cantata, è la prima volta. Ed è una canzone che ho sempre amato in modo pazzesco, perché fu una canzone che lui cantò nel 71 a Sanremo, e di solito Sanremo non presentava canzoni così. C'era il bel canto a Sanremo, no? C'erano le canzoni, c'erano gli urlatori, no? C'era la Pizzi che parlava d'amore, che, insomma, canzoni più classiche. Tant'è vero che ebbe un grosso problema Lucio proprio con questa canzone al festival, insomma, non è che fu accolto all'inizio in modo così straordinario. È il popolo, è la gente che lo fece diventare straordinario poi con questa canzone, perché capì che veniva questa canzone da un uomo vero. In fondo gli piacque far passare anche l'idea che quell'uomo fosse lui, e ci riuscì benissimo, perché come Piazza Grande, no? Il Barbone, tutti quanti si immaginavano Lucio, no? Ecco. E questo fu la forza, insomma, la gente capì questa realtà, questa verità, e questo amore per il mare, insomma, ecco, in qualche modo. Buonasera a tutti, io sono Ron, sono cantante. E sto per cominciare a cantarvi qualcosa.
Thank you.
Sapevo